Oggi disegniamo, ma in 3D. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sono qua per farvi vedere una cosa che aspettavo da tanto tempo. Tanto poi non tanto. Circa 3 settimane fa, circa sì, mi ha contattata il sito Banggood, che io non conoscevo e che ho scoperto essere un sito fantastico, e mi hanno detto se volevo collaborare con loro. Mi hanno messo a disposizione un budget anche abbastanza cospicuo, mi hanno dato $50 da spendere all'interno del loro sito e mi hanno chiesto di scegliere qualcosa che mi interessasse. Ho incontrato, ho visto qualcosa che ha totalmente catturato il mio interesse. E questo qualcosa è lei, la penna 3D. Sì, la penna 3D, quella che ci fa disegnare cose vere, cioè i vostri disegni dovrebbero prendere forma attraverso questa penna. Adesso spostiamoci un attimo da lavoro, andiamo a vedere come si usa e poi vi dico le mie conclusioni su questo oggettino delle meraviglie. Ed eccoci pronti per recensire la nostra penna 3D. Che emozione, ragazzi! Questa penna costa sui 45 euro, se non ricordo male. Comunque trovate il link qua sotto, così potete andare a controllare il prezzo. Io però l'ho ricevuta gratuitamente, ci tengo a dirlo. La provo con voi per la prima volta. I colori disponibili sono questi. Io ho scelto il colore azzurro. Apriamo la confezione. Vi arriva con il libretto delle istruzioni. Questo no, perché l'ho ordinato sotto, è una ricarica, è sempre il link per gli ordini, li trovate sempre qua sotto. Invece questo vi arriva, libretto da istruzioni, qualche ricarica, poi vi sarà chiesto nel sito di specificare il paese da cui fate l'ordine, in modo che vi manderanno anche l'adattatore per la vostra presa di corrente, e poi appunto il trasformatore qua dentro, l'alimentatore, che comunque è già impresa europea, quindi perché ci hanno mandato anche il rubino. Non mandiamocelo, perché comunque c'era questo pezzo in più, ma questo non è la nostra presa europea, quindi appunto. Comunque è arrivato anche questo, ma non so perché effettivamente già il nostro adattatore, infatti avevo fatto richiesta per europeo, e il nostro trasformatore è già compresa europea. Bene, il jack per l'aggancio alla penna e poi naturalmente la penna vera e propria, che è un aggeggino leggerissimo. E adesso andiamo a vedere come funziona insieme. Il libretto delle istruzioni arriva con le istruzioni in inglese, che comunque sono abbastanza intuitive. Vi faccio vedere com'è composto il nostro aggeggino. Qui c'è l'imboccatura per le ricariche plastiche. Questa è la presa per l'alimentatore. Poi qui ci sono le spie di funzionamento. Questo dovrebbe servire per la temperatura. È il cursore per la velocità di getto della penna. Mentre questi sono questo per portare avanti la ricarica e questo poi per espellerla al momento in cui volete togliere la ricarica. Quindi inseriamo il jack nella penna e si accende la prima spia, non so se vedete, ok? Ora aspettiamo una 30ina di secondi finché la spia cambia colore e quindi è pronto per essere caricato. E ora è diventato verde, quindi è pronto. Basta tirare giù col cursore fino ad arrivare, vedete che tira dentro la... guardate, io sto ferma. E lui vacina la ricarica. A un certo punto dovrà cominciare a uscire roba dal beccuccio. Che emozione! Eccola! Allora, per regolare il flusso, l'abbondanza di flusso, basta sollevare un po' il cursore. Adesso cominciamo subito, vediamo se riesco a fare qualcosa. Cosa vuoi fatto? Un cuore. Un cuore? Ogni cuore è segno di amore. Vediamo se ci riusciamo. Noi ci siamo un po' allenati prima, a dire la verità, ma non è che è tanto facile lavorare con questo strumentino all'inizio. Però le potenzialità di questa penna, ragazzi, sono infinite. Cominciamo? Facciamo il cuore? Schiacciamo.
e fermiamoci all'estremità. Wow. Quindi tiriamo via. Adesso facciamo dall'altra parte. Che cos'è? E lasciamo. È un cuore. È un cuore. Adesso gli facciamo anche l'attacchino sopra, così possiamo anche appenderlo. Wow, bello. Ma a noi non ci piace così, vogliamo riempirlo con tutti i nostri colori. Vediamo un po'. Divertente. Sembra troppo forte. Un super cuore. Sembra un super cuore. È troppo forte, ragazzi. Troppo divertente. E stacco. Ok. Wow. Aspettiamo un nanosecondo che si asciughi il tutto. Io lo faccio sul cartoncino perché il grip è maggiore rispetto a un piano plastico e ai primi tempi è più semplice fare così. In seconda battuta poi potremmo farlo anche direttamente su un tagliere in legno, mai sui piani così in formica perché li brucia, eh? Perché il principio è quello della colla a caldo. Questa plastica fonde e poi si raffreddandosi diventa un qualcosa di 3D, però col vostro tratto della matita. Non è che sia caldo. Non è caldo adesso, amore. E voilà, guardate che carino il nostro Ciondolaus, visto con tutti i vostri tratti di mano che diventano 3D. Adesso facciamo una cosa con una guida a matita. Disegni un cuore. Però ne disegno soltanto una parte. Guardate cosa faccio. Vado, Uno. Fermi tutti, mani in alto. Uno. Ok. Aspettiamo che si asciughi questo pezzo, facciamone 4 di questi pezzetti. Ecco. Ok, tolgo i filamenti in eccesso, ragazzi, che volete? È la prima volta che la uso, sto facendo delle porcherie magistrali, ma ci stiamo divertendo a provare insieme le piccole potenzialità, intanto che possono diventare delle enormi potenzialità. Adesso unisco i vari pezzi, quindi prendo, faccio un filo di colore in mezzo e aggancio una parte del cuore che poi vado a saldare ancora meglio disegnandole insieme. Che vivono, che diventano vivi. Unisco, voilà, che bello. Cioè è brutto, però è bella l'idea. E li unisco insieme, tutti i pezzetti. Tac. Unisco, stando attenta a non bruciarmi, vi ricordo che il concetto è quello della colla a caldo, quindi attenzione. E guardate qua. È 3D, il mio disegno è 3D. Ma non è carino, insomma, certo, in queste forme usato così no, però con un po' di esercizio e delle buone sagome da magari ricalcare è molto molto carino. Ma pensate il potenziale di questa cosa, cioè potete costruire qualunque cosa. Adesso estraiamo il filo, quindi dovremmo premere questo, vedete, e lui viene fuori. Abbiamo finito di usarla, in pratica è la penna stessa che ricompatta il filo e lo fa venire fuori, visto, in modo che possiate inserirlo poi per una prossima volta. E poi la stacchiamo l'alimentatore. Sì, bravo Enzo, mio figlio oramai lo sa. Poi puliamo la punta, quindi non facciamola rimanere ostruita, mi raccomando, e riponiamola appunto come si deve.
Tante sono le cose che si possono fare, veramente, veramente tante. E allora, sperimentate, se volete saperne di più, sul sito di Banggood trovate non soltanto questa penna, ce ne sono anche altri modelli. Io ho preso proprio il modello base, ce ne sono anche che costano un po' di più, però devo dire che già questa, per impratichirsi, per conoscere la tecnica, per poter fare qualcosa che vada oltre il semplice disegno, è molto molto carina. Io adesso in questo giorni mi metto al lavoro e cerco di impratichirmi un pochino di più e poi vi riproporrò altri soggetti divertenti. Spero di avervi fatto conoscere uno strumento carino. Qualcuno di voi già me l'aveva segnalato sulla pagina qualche tempo fa e io, incuriosita, non appena ho avuto modo di provarlo, ho pensato a voi e l'ho provato. Bene, adesso andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi su questa penna 3D. Allora, non è facilissima da usare all'inizio, però io posso dirvi che già è 3 giorni che provo e riprovo e le cose stanno prendendo forma in maniera sempre più certa e sempre meno scarabocchiata, diciamo così. La cosa bellissima è il fatto che questa penna permette di far prendere corpo ai nostri disegni. Quello che più mi spaventava di questa penna era la maneggevolezza. Un'impugnatura così grossa pensavo non permettesse di disegnare bene. Invece non cambia l'agilità della mano nel fare il segno. Quello che è invece su cui bisogna prendere familiarità è la pressione del tastino di rilascio del getto. Noi di solito alziamo semplicemente la matita e questa smette di disegnare. Qui invece dobbiamo alzare la penna e cessare di premere il tastino perché sennò continua ad erogare e fate pastrocchi. Il costo non mi è sembrato eccessivo, anche perché su internet ci sono penne anche a 300-400 euro che sicuramente performeranno in maniera diversa, ma questa io l'ho trovata di buona qualità. L'ho tenuta anche in sessioni abbastanza lunghe di lavoro e ha tenuto la temperatura, poi diciamo che si autoregola a momenti di stacco, a momenti di ripresa della temperatura. È una penna quindi funzionale, divertente. Il sito dove l'ho presa, vi metto il link al sito, no, e tutti i link alle cose che ho ritirato io, che poi sono soltanto 3. Ho preferito la qualità alla quantità questa volta, e la riuscita della penna è buona. Non è un flop, non è un pezzo di plastica, non è il famoso pacco, ma è funzionante, è buonissima, ha una buona performance. Il concetto è un po' quello della colla a caldo, però molto più strutturata. Diciamo che non fondendo alle temperature così alte della colla a caldo, riesce a far ottenere una materia che si raffredda molto prima e che quindi si può strutturare anche in altezza e comunque ha la particolarità di avere un tratto sottile appunto da penna e soprattutto la possibilità di avere infinite gamme di colori al nostro servizio. Quindi allo stesso modo delle pistole a caldo può essere leggermente pericolosa se usata in maniera distratta, perché se la plastica calda vi va a finire sul dito sicuramente un pochino vi sbruciacchiate. Certo, non sono gli ustioni della pistola a caldo, quelle sono insuperabili, però dovete stare attenti ad usarla e soprattutto dovete stare attenti quando avete bambini in giro a non lasciarla attaccata, perché un attimo che premano il tastino e che fuoriesca appunto la plastica calda. Come sempre, per tutti i materiali di belle arti e creatività ci vuole un pochettino di responsabilità nell'usarla, ma so benissimo che questa sicuramente non manca a voi, ma in una recensione è bene che io lo dica. Bene, io mi sento anche di suggerirlo come regalo di Natale, casomai se vi interessa, lasciatevelo scritto tra i commenti. Vi va che faccia un video sui regali creativi dove vi suggerisco delle cose particolari da regalare a Natale? Beh, se doveste decidere di farmelo fare, sicuramente questo sarà uno dei regali che io suggerisco perché è originale,
nuovo, divertente, stimolante e soprattutto molto molto curioso. Io sono stata rapita dalla curiosità di questo oggetto e per i creativi veramente è la frontiera della materializzazione della propria creatività. Quindi se vi piace, su Banggood la trovate. Io spero che questo video vi sia stato utile, a me ha divertito tantissimo farvi questa recensione e sperimentare questa penna e molto presto torneremo con una creazione 3D. Bene, se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel pollice in su, condividetelo sul vostro canale, magari questo articolo interessa a qualcuno e soprattutto venitemi a trovare su Ombretta e su Due Cuori Una K. Io vi mando un grande bacio, grazie per essere stati con me e ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta! Arte per te, questa è Arte per te, Arte per te.